Ciao amici e bentornati su AVK Studio. Oggi ci facciamo un giro insieme allo Houston Arcade Show. Ma state fino alla fine, perché così vi faccio vedere il contenuto di quella banastra con i miei recuperi. State con me. Ciao amici, buongiorno. Oggi fa freddo ed è presto, ma c'è un motivo per essere in macchina a quest'ora. Sto andando allo Houston Arcade Show, edizione 2023. Con la macchina, con un po' di roba da vendere, da scambiare, uno swap meet. E quindi state come... avete presente Brusaporto, Novegro? Ecco, immaginatevelo in Texas con i texani. State con me. Allora, come promesso, sono qui, ho già fatto un sacco di roba, ho venduto molte delle cose che avevo, mi hanno dato il pass, come quelli che contano, e adesso vi faccio fare un giro in quello che è rimasto, perché bisognava essere qui alle 7, io ero qua alle 7 in realtà, però c'avevo il mio banchetto, quindi non è che potevo girare molto. Andiamo a farci un giro e vediamo effettivamente cosa c'è in questo swap meet e poi entriamo. Beh, qui c'è di tutto, eh. Qui ci sono poster, collezionismo di carte, un Burger Time wrappato. Se dovete ricostruire un arcade o se vi servono delle cartucce SNK. A parte questi marquee, se avete bisogno di sistemare il vostro cabinatone, parliamo di SNK. Guardate qua. Ecco, forse la cosa più bella che ho trovato è questo. C'ho un po' paura di questo coso, però... Il bello di sti posti è che c'è veramente la scelta di roba che bisogna frugare. Questa è la macchina di Kami, cioè di mia moglie, e il mio baracchino non c'è più perché ho venduto praticamente tutto, quindi ho pensato di sarà sui tut cos e andare a Fangir. Questo è il mio amico 240p AVK Studio. Just browsing your stuff, man. Well, you don't have to switch to English on my account. This is for your viewers. Posso parlare italiano? I don't understand you. Perfetto. Sto documentando la roba che hai. Questo è il mood, raga, cioè venite col truck, scaricate il vostro coso e ce l'avete qui. Questa è roba per Mauri, lo vedo già che è roba per Mauri. Sempre bello vedere un tavolo di console, un po' gialle, un po' no, però sempre bello. Vedi, devi avere una roba del genere. Ah, questa TV qui è la mia, cioè viene a casa con me. Infatti Kami, io ti amo, lo sai, però questo tipo viene a casa con me. Questa roba per Davide Gatti invece. La roba per Davide Gatti. Questo lo devo far vedere a Maolo. I just told him I would take 200 more. 200. If I got 200, I would take it. And this one's totally working? Yep. You take three?
Ho detto che avrei fatto un giro anche all'interno, però sono partito dalla fine stavolta, perché volevo farvi vedere la situazione qui. Qui ci sono loro. Yes, that's what I'm talking about. Loro erano le Harpy Twins, due fighe bionde che suonano l'arpa, che male non fanno. E adesso giro la storia qua, Qui c'è l'ingresso dove se vuoi ti prendi la maglietta, se no procedi. Sono contento che mi hanno riconosciuto come AVK Studio e mi hanno dato un badge per entrare. Questa mossa è un po' così, però raga, sono $50 entrare qui, Mi sembrava un po' eccessivo, però se volete 3D printare qualcosa, venite qui e potete printare. Guardate che meraviglia. Poi fanno anche paura, bellissimo. Questi sono sottobicchieri, detti anche coasters. Poi ci sono un po' di giocattoli, ma oggi non li guardiamo i giocattoli. Oggi non le guardiamo queste cose, invece ci fermeremo un attimo a vedere oggetti di questo tipo. C'è la categoria un po' di tutto, questo ce l'ho, un po' di robe moderne. Questi sono belli, devo chiedere alla Kami se me ne fa uno. Reparto computer. Adesso vi porto a vedere anche le robe un po' più interessanti, Ecco, in una fiera del genere il Nintendino piccino non lo voglio vedere, invece questo già mi piace di più. Di LAN, Apple 2, un po' di fritti, un po' di coperte, questa è la classica situazione da fiera di queste cose. Guardate che bello vedere una bimba che gioca con questa meraviglia qua. Questo per Luca, Ultimate 64. Poi ci abbiamo il reparto Amiga. Non ho mai visto qualcosa di più crisp and clear. Noi abbiamo un Meister FPGA. Altre cose. Io evito anche di parlare su queste cose perché secondo me si commentano da sole, ecco. Poi vi farò vedere anche verso la fine del video quello che ho portato a casa, perché quello che ho venduto sinceramente non vi interessa, cioè non è interessante, ma quello che ho comprato lo è un po' di più. Guardate questo oggetto, games for it and I have them all. Questa è la cosa che più di tutti mi attira. You can get them on eBay for around $150 to your door. $150 spedito. Questa è una console di Casio uscita solo in Giappone, rivolta alle ragazze, perché ha un sacco di giochi dedicati alla moda e le cose,
è una figata. Integrata a una stampante per adesivi. Cioè, questa, ragazzi, è tecnologia. Situazione è abbastanza delirante, nel senso che faccio vedere, c'è lui, lo seguo. Allora, qui ci deve essere proprio la creme della creme della creme del pinball. Magliette, ancora magliette, pinball, roba in vendita. Cioè, mi sento abbastanza un bambino qua che gira. Avete presente quello che diceva boom shakalaka in NBA Jam? È lui. Non so se avete mai visto Tron, non Tron Legacy, è quello originale. Bene, lei è Cindy Morgan. Qui c'erano loro prima, ma sono andate via. La parte interessante, secondo me, sarà di più giustificare a Kami il fatto che sono uscito di casa stamattina alle 6 con la macchina piena, con l'intento di non portare a casa niente, e ritorno con la macchina piena. Vabbè, però lei mi ama e quindi capirà. Però posso dirti, amore mio, di tutto questo non ho speso una lira di tasca mia, nel senso che ho venduto roba e ho portato a casa roba, perché in questo mondo non fai mai soldi, li giri solo a qualcun altro che te li ha appena dati, tu glieli ridai e quindi si scambia. Vorrei che il mondo funzionasse un po' più così. Allora, la banastra ha sicuramente un bel effetto, però adesso la togliamo e vediamo il contenuto. Partiamo da qualche gioco per il NES. Beh, Faxanadu, Depo se lo ricorda, questo è un gioco magnifico, un GDR per il NES sostanzialmente, un action adventure stupendo. Faster Quest, un classico, Mario Bros e Duck Hunt insieme, Tetris e poi un gioco a cui io sono molto legato, ovvero DuckTales. Questo è quello che ho recuperato in casa NES. Ah no, dimenticavo! Lei è un grandissimo classico, immancabile, e mi mancava, quindi perché no? In realtà scherzavo, non è finita per il NES. Ho anche recuperato questo, che non mi è mai servito a niente, però il NES Advantage mi piaceva l'idea di averlo. E poi mi piaceva l'idea che c'è il turbo, e quindi magari stavolta riesco a vincere in track and field. Un po' di roba a caso, è dell'Xbox, molto carino, e pad della Play 2, anche questo molto pulito, mi serviva un pad della Play 2. Questo è il classico grigio, anche lui,
In casa Nintendo ho recuperato Super Mario World, gran classicone, e Super Street Fighter 2 Turbo. Si sa che la versione per il Super NES di Street Fighter sia una molto ben riuscita. Poi ho recuperato questo oggetto qui, Classic Football di Mattel. Non ci ho ancora messo le pile, ma come oggetto mi sembrava molto carino. Stiamo in casa Saturn. Serviva qualcosa per giocare a Virtua Cop e House of the Dead, Corpse Killer. Insomma, una pistola per il Saturn. Bella. Bella bella in modo arancione. E poi, signore e signori, lui. Un Sega Tower of Power, ovvero un agglomerato fatto di Genesis, Sega CD2 e 32X, mi ha dato dentro anche questa roba qui, Pac-Man 2. A parte Pac-Man 2, questa non è bella da vedere così, perché andrebbe messo il Genesis 2. Infatti, alla prima occasione metterò il mio Genesis 2, ma questo era per farvi vedere il recupero. Nello specifico, questo Genesis qui finirà in Italia da un amico. In attesa di provare questa Tower of Power, invece, vi porto con me nell'altra stanza, vediamo gli ultimi due acquisti che sono troppo ingombranti e voluminosi per essere messi qui nella VK Studio. Devo dire la verità, per questo oggetto la Kami un pochino mi ha maledetto, eh? Questo è un Trinitron Sony da 32 pollici con modifica RGB, quindi ha la sua presa SCART. E poi di fianco, questo è il vero protagonista dello show, un Sony PVM. È la prima occasione, ve li accendo tutte e due e vi faccio vedere. Ci ho attaccato il mio altro Genesis e l'unico modo di avere Real RGB su uno schermo americano. Spero vi piacciono i miei recuperi. Continuiamo a crescere, ma senza mai diventare grandi. Until the next one.